Salve a tutti, benvenuti a una nuova puntata dell'Angolo del Lupo, post show di Hell in the Cell. È un pay per view che non saprei come valutare, che è fondamentalmente tirato su dal main event, dal vero main event, cioè dallo show, dal match che ha chiuso lo show, che ha avuto, che poi è sempre rimasto molto nella media, diciamo poco sopra o poco sotto la sufficienza. Tranne un caso, credo. Molto nella media con il main event che ha alzato la media del tutto. Comunque, andiamo direttamente al match per match. Anche qua, il solito disclaimer, io vado molto a memoria. Se dimentico qualche match o qualcuno o qualcosa, me ne scuso. Detto questo, a memoria iniziamo, vabbè, si è iniziato, secondo me giustamente, col primo Hell in the Cell, quello per il titolo degli Stati Uniti, fra Roman Reigns e Rusev. Questo paradossalmente dimostra che un Hell in the Cell era di troppo, tant'è che addirittura c'è uno di tre che doveva essere il triplo main event, addirittura uno ha aperto lo show, così, proprio come i primi dei jobber, diciamo, comunque. Allora, è stato questo match Rusev contro Roman Reigns per il titolo degli Stati Uniti. È stato un match molto basato sulle mazzate. Cioè, hanno deciso di metterla sulle legnate, sulle mazzate belle ferme. E in qualche modo hanno fatto un match comunque migliore della media di quelli precedenti. Nulla di straordinario, non hanno fatto nulla di straordinario. Alla fine siamo sul 6 più. Ecco. Nel voto esatto sarebbe un 6 più, perché magari il 6 è troppo poco, il 6 e mezzo è troppo. Il 6 più, ecco, mettiamo il 6 più, qualcosina più della sufficienza, ma nulla di che, ecco, però bene o male. Hanno tirato fuori una cosa, diciamo, buona. 6 più, ci sta. Poi, non vado in... Non so se vado in ordine perché vado per come ricordo io. Bayley contro Dana Brooke. Non l'avevo previsto, pensavo che la risolvesse la Raw. Invece ce la siamo dovuta collare in pay per view. Niente, non basta Bayley a far fare un buon match a Dana Brooke. Match brutto, lento, diverse imprecisioni nell'esecuzione delle mosse. Apprezzabile l'impegno di Bayley che è venduto abbastanza bene infortunio alla spalla. Per il resto tutto molto mediocre e dimenticabile. Il mio voto è un 5. Dana Brooke non era pronta, non è cosa, insomma, e si è visto, ecco. Poi andiamo credo al secondo Hell in a Cell, quello per lo Universal Championship, per il titolo universale. Più pronuncio il nome in italiano di questo titolo, più mi sembra ridicolo il modo in cui l'hanno chiamato. Ma va bene. Comunque. Ma match buono. Ecco, match buono, bello. Bello se per la storyline. Bello dal punto di vista tecnico per la storyline. Qualche bello spot, sicuramente. Però devo dire la verità, mi aspettavo di più. Io dai due mi aspettavo qualcosa di più. Cioè, per carità, il match è buono, eh. Il match è un buon match. Minimo 6,5 glielo do. Però mi aspettavo di più. Forse sto rovinato anche dal fatto che il finale era piuttosto prevedibile. Perché era prevedibile che Owens vinceva sporco. Io lo dicevo.
o con Jericho o con Triple H, o interveniva Jericho o Triple H. Tra l'altro, il modo in cui hanno trovato il modo per far entrare Jericho è anche piuttosto stupido, vedere sta cos'è, perché poi qualcuno mi spiegare perché la porta era aperta. No. Siccome l'albero è a terra, la porta era aperta. Boh, no, non si capisce, ma comunque va bene. Detto questo, match buono, bello. 6,5 forse è poco. Dai, 7, magari 7 ci sta, dai. Non so, no, 7 mi sembra troppo. Diciamo 6,5, forse ho tirato con 6,5, ma 7 non riesco a darglielo. Il match è stato buono. Anzi, no, dai, 7, dai. No, cioè che ci sto ragionando adesso. Ci sto ragionando adesso, magari il 7 ci sta. 7 magari ci sta, perché comunque è un bel match, un buon match, sicuramente. Anche se, ripeto, io mi aspettavo di più dai due. Ripeto, probabilmente ha influito anche il fatto che era, secondo me, scontato il finale. Però i due hanno fatto un bel match anche dal punto di vista della storyline, della tecnica, insomma. Interessante lo spot con i due tavoli. Non innovativo, forse, mi sembra di averlo visto qualche altra parte. Ma comunque abbastanza interessante. Per il resto c'è, cioè, ieri 7 ci sta. E poi arriva un susseguirsi, un po' di match un po' così, che facevano, secondo me, ben messi in quella maniera anche per fare un po' d'attesa a quello che sarebbe stato poi il main event. Abbiamo avuto, ecco, match di coppia tra Anders, Gallows Anderson e Vikesse Enzo More. Mi è sembrato un normalissimo match da. Mi è sembrato un match da Raw, anche piuttosto mediocre, secondo me. Mi spiace, purtroppo si vede il fatto che, come dicevo nei miei voti aspettativa, dei quattro, quello buono, quello bravo a lottare è uno dei quattro in questione, cioè Anderson. Il resto purtroppo è quello che è. Ne è venuto fuori un match, qualcosa più della mediocrità, diciamo, ecco, un 5 e mezzo, toh. Devo 5 e mezzo, ma non riesco a dargli più, non riesco a dargli la sufficienza, in tutta onestà. Niente, nient'altro da dire al riguardo. Poi andiamo per l'altro match di coppia. Altro match di coppia tra proprio il titolo, tra New Day e Cesaro e Sheamus. Hanno trovato il modo forse per tirarla ancora avanti un po'. Hanno trovato il modo per tirare avanti ancora un po' tutta questa storia, questa vicenda. Probabilmente ci sarà un rematch. Forse, non so quando, ma probabilmente ci sarà un rematch. Che dire? Tutto sommato non malaccia il match, alla fine sulla sufficienza ci sta. E per quanto possa il finale per squalifica lasciare un po' l'amaro in bocca, anche là è una cosa che, bene o male, è una stratagemma, una cosa che ci sta per tirare un po' più avanti questa storyline, ecco. Perché giustamente avessero perso Cesaro e Sheamus, sarebbero dovuti andare in faida fra di loro. Hanno trovato il modo per uscirne. E ovviamente New Day non poteva perdere i titoli. Hanno trovato il modo per uscirne. Bene così. Cioè, bene, insomma. Comunque il 6 ci sta. Non so se mi ricordo se ci sono altri match. Non me li ricordo onestamente. Penso di averli detti un po' tutti. Forse c'era un settimo match. Ah, sì, c'è, sì. Il match per titolo Cruiser. Questa è stata un po' una delusione. C'è delusione. Allora, io onestamente non avevo dato molto peso a quel segmento di Raw in cui Brian Kendrick chiedeva a
a TJ Perkins di farlo vincere, perché pensavo fosse stato una tantum e che magari ha continuato a focalizzare più la cosa su un Brian Kendrick praticamente disperato perché beh, pensa che sia stata la sua ultima occasione. E in questo senso ci poteva stare, se la mettevano così. Purtroppo poi quando ho rivisto durante il pay-per-view che hanno fatto rivedere il segmento del pre-show in cui di nuovo c'era stata questa cosa di Kendrick che chiedeva a TJ Perkins di farlo vincere e là mi è scaduto tutto l'hype per il match. Me l'ha fatto un po' cadere a terra, signori, perché non postato poi su quello. Nel match in sé hanno dato anche meno di quello che potevano dare, secondo me. Hanno fatto un po' il compitino. E il finale mi è sembrato piuttosto brutto. Ragione per cui quello che do... Allora, per il match sarebbe la 6, il finale toglie mezzo punto. E quindi il mio voto è un 5 e mezzo. Ci sarà un rematch probabilmente, perché per la clausola del campione uscente, per la clausola per il rematch del campione uscente ci sarà il rematch. Spero che ne venga fuori qualcosa di meglio, perché i due sono bravi, sono in grado di fare qualcosa di meglio, onestamente. Detto questo, andiamo a quello che è stato il match della serata. E l'Indesel femminile per il titolo femminile tra Sasha Banks e Charlotte. Devo fare complimenti a queste due ragazze, veramente un applauso. Complimenti a queste due ragazze. Io temevo che sarebbe stato un match troppo duro per loro e avessero riportato dei danni, o che sarebbe stato un LSL un po' all'acqua di rose. La seconda non è stata di sicuro. E non mi arrivano notizie quanto a ripercussioni gravi dal punto di vista fisico. Devo fare un plauso a queste due perché hanno fatto di gran lunga il match serata, veramente bello. Hanno praticamente messo assieme quello che hanno fatto gli altri due match in Cell. C'è stato storyline, il pathos con la parte anche iniziale, con il pre-match, diciamo. C'è stato molto pathos in questo match, molto veramente molto pathos, molta intensità emotiva. C'è stata anche molta tecnica e molte mazzate, tante, tante veramente. Le due hanno dato tanto, hanno dato tutto veramente in quella gabbia. Veramente devo fare complimenti alle due ragazze. Io avevo dei dubbi, tu dei rischi. Rilevate questi match, li ho detti poco fa, li ho detti anche nei voti aspettativa. Temevo che l'Hell in a Cell sarebbe stato troppo per loro. Temevo che avrebbero fatto un match un po' all'acqua di rose. Invece mi hanno smentito, mi hanno clamorosamente smentito. Veramente complimenti, brave ragazze, bravi tutti quanti. Non darei eccessivo peso al fatto che un paio di spot coi tavoli verso il finale del match non siano venuti proprio perfettamente, non gli darei molto peso perché comunque non per me non intaccano assolutamente il livello altissimo, veramente altissimo di questo match. Bravo e complimenti a tutti, complimenti a Sasha Banks, complimenti a Charlotte. Non mi aspettavo la vittoria di Charlotte del titolo. Probabilmente un modo per continuare a tirarla avanti. Ci sarà un altro match, anche se devo vedere qualche altro match faranno, perché comunque di solito l'Hell in a Cell è qualcosa di risolutivo. Dopo un Hell in a Cell, soprattutto un Hell in a Cell del genere, non so cos'altro possano tirar fuori le due. Ma in ogni caso, veramente, c'è da fare i complimenti, i grandi complimentoni a queste due ragazze, che hanno veramente dato tanto, hanno dato un grandissimo spettacolo sul ring, veramente. Complimentoni, complimentoni a tutti quanti. Credo non mi ricordo, non mi ricordo di recente un pay per view in cui il match per il titolo femminile
si sia rivelato essere veramente di gran lunga, così di gran lunga, il match della serata. Veramente complimenti a tutti e due. Il mio voto è un 8 perché veramente hanno dato spettacolo, hanno dato un grande spettacolo tutti e due. E hanno di fatto alzato il giudizio dello show, al quale andando appunto al giudizio dello show finale, senza il match, senza il main event, senza il match, senza il match, senza la lane femminile, sarebbe attestato su una sufficienza anche un po' risicata. Grazie a questo match, direi che ha alzato almeno mezzo punto il voto, diventa un pay per view da 6 e mezzo, perché si è chiuso così con questo match veramente di alto livello. È stato, non, mi ha tenuto questo match col fiato sospeso per tutto il match, ha attirato molto la mia attenzione, mi ha tenuto fiato sospeso, come probabilmente, come non l'aveva fatto nessun match da tanto tempo. Complimenti alle due. Il pepe per il pepe di un mio voto alla fine un 6,5 sempre. Grazie per merito di questo match che ha chiuso, di questo Alien Femminile che ha chiuso il pepe view e ha chiuso nei migliori dei modi. Per il resto, boy, boh, per la diciamo, poi il prossimo review sopra World Series vedremo come andrà, che questi match. Vedremo come andrà, io non so cosa aspettarmi francamente, io ho timore che possa essere un po' una delusione, ma vedremo. Detto questo, prima di salutarvi, vi dico di un piccolo esperimento che voglio fare in futuro, sempre su questo canale YouTube. Siccome ho comprato, non c'entra niente con wrestling, ma praticamente come ho comprato Dark Souls 3, proverò una streaming. Video di gaming su Dark Souls 3, stasera, non credo stasera, ma comunque nelle prossime sere, proverò qualche streaming, proverò insomma andare online con streaming su Dark Souls 3, così, un esperimento, perché mi piace condividere tutto, anche questa esperienza. Non ho mai giocato in Dark Souls, o un Dark Souls in assoluto, non sono un fenomeno, ci sarà da ridere probabilmente, vedremo. Detto questo, vi do appuntamento al prossimo show, che se non è questa speciale live su Dark Souls 3, sarà perlomeno, insomma, un po' di aspettativa di Survivor Series. Detto questo, saluto a tutti quanti voi e alla prossima.